Se già vi lamentate per una multa per divieto di sosta, immaginate come potreste sentirvi se domani l'Agenzia delle Entrate vi notificasse un accertamento per una presunta evasione che non avete mai commesso. Eppure succede, e molto spesso. E questo non perché il fisco si sbaglia, ma perché ci sono alcune leggi che non tutti sanno sui controlli bancari e che puniscono le persone più ingenue. Bene, vi prometto che se vedrete questo video, vi potrete salvare da sanzioni molto salate per colpe che non avete. Perché tutti prima o poi finiscono nella rete del fisco e se non si è stati sufficientemente maliziosi bisogna poi sottostare alla richiesta di pagamento e lì neanche il miglior avvocato di questo mondo potrebbe salvarvi. Per cui mi raccomando, seguite fino all'ultimo secondo questo video, iscrivetevi al canale, azionate la campanella degli avvisi, ma prima sigla! La legge. A scatenare il fisco non sono solo le grandi movimentazioni di capitali o i trasferimenti di denaro da o verso l'estero. Anche le piccole evasioni possono generare un accertamento. Lo sanno bene, ad esempio, tutti quegli autonomi che, a causa di un versamento non giustificato in banca, si sono visti recapitare sanzioni assai salate. Non è difficile però elencare i movimenti sul conto corrente che fanno scattare i controlli del fisco. Tenendo conto del fatto che l'Agenzia delle Entrate può conoscere ogni attività svolta sul conto corrente dei contribuenti grazie al registro dei rapporti tributari, ecco alcune indicazioni pratiche che potranno tornare utili a tutti quanti voi. Anzi, è proprio questo il punto di partenza della nostra analisi. Non esiste una categoria di contribuenti soggetta più delle altre ai controlli sui conti correnti. Ogni deposito bancario, infatti, è attenzionato dall'ufficio delle imposte e può determinare, in caso di movimenti sospetti, un accertamento fiscale. Bisogna abituarsi a pensare ai nostri conti correnti come a scatole trasparenti, dove tutto ciò che si compie è tracciabile e visibile dalle autorità, come appunto l'Agenzia delle Entrate. Ma non tutte le attività possono dar luogo a delle verifiche, ce ne sono alcune considerate libere ed altre no. Ecco allora quali sono i movimenti sul conto corrente che fanno scattare i controlli del fisco. Il principio cardine di tutta la materia dei controlli bancari può essere sintetizzato con una semplice massima. Tutti i versamenti di contanti in banca o i bonifici ricevuti si presumono essere reddito fino a prova contraria, prova che ricade pertanto sul contribuente. Se questi non fornisce la prova, riceve un accertamento fiscale. Partiamo allora dai bonifici. I bonifici sono sempre visibili anche per chi ha una semplice carta di credito ricaricabile con IBAN, ma soprattutto vanno motivati. Chi riceve soldi sul conto corrente deve fare una scelta: o li dichiara al fisco con la propria dichiarazione dei redditi e in tal caso si mette al sicuro da qualsiasi contestazione, oppure dimostra che si tratta di somme esenti, ossia non soggette a tassazione e quindi sottratte anche all'obbligo di dichiarazione. Ma quali sono le somme che non vanno dichiarate? Ci sono le vendite dei beni usati, come ad esempio un'auto di seconda mano o un mobile antico di casa, oppure ci sono le vincite al gioco per le quali viene applicata una ritenuta alla fonte, e ancora ci sono le donazioni ricevute dai parenti più stretti, come il coniuge, i figli o i genitori. Per questi, infatti, si inizia a pagare un'imposta del 4% solo a partire da 1 milione di euro. Se invece la donazione proviene da fratelli e sorelle, l'imposta sale al 6% e si inizia a pagare se il valore della donazione è superiore a 100.000 euro. Non vanno poi dichiarati i rimborsi spese, come quelli che eroga il datore di lavoro ai dipendenti per le trasferte, oppure i risarcimenti del danno morale e di tutte quelle voci che non indennizzano la perdita di un reddito. Queste ultime, invece, come il lucro cessante, sono soggette a tassazione. In tutti questi casi è necessario fornire la prova scritta che il bonifico ricevuto sul conto corrente non è soggetto all'obbligo della dichiarazione dei redditi e che quindi è esentasse. La prova deve essere munita di data certa, sicché sarà necessario allegare ad esempio un contratto registrato o autenticato dal notaio oppure una scrittura privata munita di marca temporale, anche una PEC potrebbe bastare a questo scopo. Di tutti i bonifici dovete temere i bonifici dall'estero, specie quelli di rilevante valore. Questi sono ritenuti operazioni a rischio che l'Agenzia delle Entrate attenziona con frequenza. In questo caso addirittura potrebbe mettersi in mezzo la banca, che in ottemperanza agli obblighi sull'anticipo di riciclaggio potrebbe addirittura chiedervi chiarimenti. Se non date una risposta soddisfacente, la pratica viene segnalata all'Agenzia delle Entrate anche ai fini dell'accertamento di eventuali evasioni fiscali.
Il secondo movimento che il fisco non perdona è il versamento di contanti sul conto corrente. Il fisco può legittimamente presumere che si tratti di soldi ricevuti a fronte di attività lavorative e che pertanto vadano dichiarati e tassati. Il contribuente che però non riporta queste somme nella dichiarazione dei redditi deve essere in grado di motivare la provenienza del denaro, una provenienza da fonte esentasse o soggetta a tassazione alla fonte. Vale quindi quanto vi ho detto prima in materia di bonifici. Ci deve essere un atto notarile o una scrittura privata con data certa che attesti che si tratta di somme ricevute a seguito della vendita di beni usati, di donazioni, di risarcimenti, di rimborsi spese, di vincite e così via. È normale che il marito versi soldi alla moglie e viceversa, fa parte dei normali doveri di solidarietà che il matrimonio o la convivenza comporta, ma se questi scambi iniziano a diventare frequenti e sono di importo rilevante, laddove magari uno dei due coniugi non abbia un proprio reddito e tuttavia si trovi ad avere un conto corrente ricco, allora l'Agenzia delle Entrate potrebbe imputare il reddito di uno all'altro. Potrebbe cioè ritenere, facendo un esempio piuttosto frequente, che il conto corrente acceso in favore della moglie sia in realtà alimentato dai redditi in nero del marito, che questi si riprende con giroconti o bonifici sul proprio conto. Le cronache giudiziarie sono piene di accertamenti fatti per operazioni sospette tra coniugi, sicché anche in questo caso, come nei precedenti, l'Agenzia delle Entrate notifica direttamente un accertamento senza prima dare la possibilità al contribuente di difendersi in via amministrativa. Si sa che il lavoro in nero è un illecito che compie il datore di lavoro, ma anche il dipendente può avere la sua parte di rischio, visto che percepisce delle somme senza che le stesse vengano dichiarate. Sicché in presenza di una movimentazione contabile da cui risultino periodici bonifici o versamenti, sarà possibile subire un accertamento fiscale e non importa se tra le parti non vi sia un formale contratto di lavoro, questo può essere anche di fatto, ossia irregolare e presunto da parte del fisco. Non dimentichiamo infatti il principio chiave di tutti gli accertamenti bancari, in forza del quale ogni deposito in banca, sia esso derivante da versamenti di contanti o da pagamenti ricevuti tramite bonifico, si presume essere reddito fino a prova contraria. È ingiusto? Lo ritenete assurdo, totalitario, inconcepibile? Sapete cosa dice lo Stato dinanzi alle vostre domande? Amico, prima di te in tanti ci hanno già provato, per questo ho cambiato le norme a tuo sfavore ed ora mi dispiace, questa è la legge. Questa è la legge. E questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.